Ciao a tutti, oggi intro diversa con una persona rapita. Ciao. L'abbiamo rapito. No. E stiamo andando a Mantova perché l'abbiamo costretto a venire con noi, perché stiamo andando dai suoi simili. Sì. All'esotica pet show. Che in parte ci sarebbe anche la mostra felina, ma io sono allergica. Quindi non andiamo. Onyx è molto triste perché lui ama i gatti, ma io sono allergica. Non posso andare con te a una mostra felina. Non posso andare con te a una mostra felina. No, muoio. Anche se fosse all'aperto. Muoio. Non posso, perché se è la stessa che mi ha detto un mio collega, c'è lì una che c'ha tipo un recinto con i cuccioli e tu puoi entrare a giocare con i cuccioli. Io non posso vedere un recinto con i cuccioli dove puoi giocare, non ci posso entrare. Ma guarda che soffro anch'io, se sono cucciolini, a me i gattini piccoli piacciono, grandi mi fa paura. I piccolini ti sgraffignano di più per giocare. Sì, niente, io resto fedele ai birbo. Comunque, e farò anche un tipo di vlog diverso, nel senso che registrerò strozitta, perché poi voglio fare tipo il comment dopo, tipo non so sì, come perché dice. Davanti agli allevatori non puoi dire, non puoi dire quanto sta, esatto, esatto. C'era un gallo che stava montando una gallina, vabbè. E quindi darò il mio parere molto molto onesto su queste fiere che non sono proprio purtroppo non sono proprio il massimo. I rettili non me ne intendo, quindi Li guarderemo con gioia. I burb. Vabbè, bro, vuoi dire qualcosa? Ciao. È la prima volta che faccio questo tipo di vlog, quindi fatemi sapere se vi può piacere questo format, che ovviamente non utilizzerò per le fiere furry per ovvi motivi. E niente, siamo arrivati alla fiera, siamo partiti in gran bellezza con dei coniglietti tenuti veramente veramente bene, ed è raro trovare dei coniglietti tenuti bene a fiere del genere, sinceramente, e specialmente per l'età, visto che, come avete potuto vedere dal cartello, erano già vaccinati, quindi avevano già 60 giorni. Poi abbiamo visto questi due pappagalli, che questo allevatore non aveva tanti pappagalli, quindi li teneva bene, perché purtroppo molti allevatori guardano la quantità e non la qualità, quindi prendiamo tantissimi pappagallini, teniamoli da schifo, che tanto la gente li compra. Invece questi due li ho trovati abbastanza tranquilli, il piumaggio era bello da quello che ho potuto vedere, quindi sono stata molto contenta di trovarli in queste condizioni. Poi abbiamo visto i rettili, sempre dallo stesso allevatore, e di rettili non me ne intendo molti in realtà, quindi non saprei dire sono stressati, sono, non lo so, giocosi, rilassati, sinceramente non lo so, quindi a me sembravano abbastanza belli, se si può dire così, non avevano né questo né il serpente dei segni di magari ferite o magari la pelle un po' più brutta, quindi sembrava stessero, direi, abbastanza bene. E non so dire se sono stressati o meno, perché i rettili non me ne intendo, però sicuramente meno stressati di quelli chiusi nelle scatoline singole, questo è poco ma sicuro. Questo allevatore infatti mi ha fatto un'impressione molto positiva. Poi passiamo a questo, che diciamo che qua si inizia ad andare più sul meh. Questi qua sono dei cacarichi e erano bellissimi, sono adorabili. E qui ovviamente la quantità di pappagalli inizia a aumentare, quindi le condizioni diciamo che iniziano a diminuire, anche se qui sono ancora tenuti bene. Ovviamente tutti i pappagalli o qualsiasi animale, penso qualsiasi animale, forse gli insetti no, forse i pesci no, ma non lo so per certo, tutti gli animali alle fiere sono stressati, quindi ovviamente le persone vanno bene o male quasi tutti lì vicino alle gabbie, molti mettono anche le mani attraverso le sbarre delle gabbie, quindi i pappagalli si stressano e questo è normale purtroppo. Però non ho trovato molte, diciamo, come si può dire, molte situazioni brutte, ecco, riguardo a questo allevatore. Da questo lato abbiamo trovato i gechi, anche qui non me ne intendo, l'unica cosa che posso dire è che erano veramente molto 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 carini.
E adesso, signore e signori, si passa ai coniglietti. Che bello! I coniglietti di un mese a far tanto, tutti messi dentro così, che bello e viva! Allora, sui conigli si apre una parentesi enorme, nel senso che questi qui sembravano anche abbastanza rilassati, nel senso che alcuni saltavano, facevano quegli piccoli scattini che sono scattini di felicità, tra virgolette, però questi conigli sono veramente troppo, troppo, troppo giovani, troppo piccoli per essere venduti. Solo che ovviamente l'allevatore cosa dice? Più piccolo è, più fa tenerezza, più le persone me lo comprano. Quindi, alè, stacchiamoli il prima possibile dalla mamma e olè. Fortunatamente ne ho trovati altri vicini a questo allevatore qua, che erano, sembravano più grandi. C'era scritto che avevano il vaccino, quindi sicuramente avevano già 60 giorni, quindi diciamo che varia molto da allevamento a allevamento. Come avete potuto notare, quei conigli erano di meno, come ho detto prima, più animali si hanno, molto spesso peggio vengono tenuti. Poi abbiamo visto dei topini e dei serpenti. I topini non so bene i comportamenti dei topi, quindi sembravano tranquilli, ma potrei sbagliarmi. I serpenti, boh, sono ignorante, scusatemi. Poi abbiamo visto dei draghi barbuti, che io adoro, e boh, loro sono sempre molto chill, non, li ho sempre visti molto chill, sia nei negozi sia nelle fiere, ovunque, loro sono lì, fermi, che prendono il sole, tranquilli. E questo allevatore è stato molto gentile perché mi ha permesso di prenderne uno in mano ed è stato bellissimo. È stato anche molto bravo perché mi ha detto di disinfettarmi le mani prima di prenderlo. Quindi vuol dire che ci tiene, insomma, perché avrei potuto passargli magari delle malattie, avendo toccato magari in giro per la fiera o cose simili. E qui, qui passiamo all'allevatore più grande. Evviva! Come potete vedere, ha gabbie stracolme di uccellini. Lì adesso stavo riprendendo, ha preso due cocorite tenute in mano, vabbè, messe tutte e due in una scatola, c'è cioè proprio traumi su traumi su traumi, e purtroppo questi allevatori così grandi vedono gli uccellini come merce e non come individui. Fortunatamente non ne ho visti, anche riguardando il video, non mi sembra di averne visti con evidenti segni di malattie o denutriti o con le piume tenute molto male. Quindi è positivo, però sicuramente sono veramente tanti e sono animali, sì, da stormo, però entro un certo limite, diciamo. Avevano anche un suricato, penso fosse, e questa meravigliosa gabbietta più criceto. Ecco, allora, se volete prendere un criceto, per favore, non prendete queste gabbiette più criceto offerta speciale. No, assolutamente non prendetele perché per i criceti servono gabbie molto, ma molto più grandi. Questo ara che abbiamo visto, non saprei dire se era stressato o no, sembrava più incuriosito da tutte le persone che c'erano lì, anche perché gli ara sono abbastanza socievoli come pappagalli, quindi sembrava più incuriosito, anche se stava staccando il dito a questo ragazzo, ma questi sono dettagli. E adesso passiamo alla parte un po' più bruttina. Sempre lo stesso allevamento di prima, appunto, ha veramente tanti esemplari e molto molto stressati. Vi dico una piccola chicca che ho visto che non ho ripreso. C'era una signora che voleva a tutti i costi accarezzare una calopsita, quindi come Yoshi per intenderci, loro. Il signore ha detto sì, va bene, ha preso la calopsita selvatica, ok? Selvatica. E gliel'ha fatta accarezzare, quindi potete immaginare lo stress di questo povero animale. Avevano anche le cocorite inglesi, che non ho mai visto alle fiere, sinceramente. E poi avevano queste meravigliose gabbie, grossissime per le cocorite. E se avete visto il mio video su quando è arrivato Stitch a casa, calcolate che quella gabbia lì io la tengo anche per la coppia di cocorite, quindi queste gabbie sono veramente troppo, troppo piccole anche per un singolo cocorito. Se volete prendere un cocorito, non prendete questa gabbia qua. Dovete prendere una gabbia almeno il doppio di questa, perché sennò vive male. Cioè, lo dico proprio onestamente, vive male.
avevano anche molte specie strane, nel senso che non le ho mai viste, quindi sono rimasta sorpresa. E purtroppo avevano anche i rapaci. E i rapaci alle fiere è una cosa che sinceramente io detesto perché no. No, non è proprio il tipo di uccello socievole da mettere lì in mezzo a tutte le persone, da mettere in mostra in questo modo. Sinceramente, ci sono rimasta un po' male vedendo quelle civette in una gabbietta così in mezzo alla fiera. Poi abbiamo visto questi conigli, che in realtà queste qua erano delle lepri belga, che erano molto molto belle, veramente stupende, un manto meraviglioso. Poi abbiamo visto anche un coniglio gigante, proprio la razza si chiama così, coniglio gigante, e come potete vedere si capisce il motivo di questo nome. E finalmente arriviamo all'allevamento più bello di tutta la fiera. Questo era l'unico allevamento che teneva i pappagalli come vanno tenuti, senza stressarli. E veramente io ho fatto i complimenti alla ragazza perché non ho visto nessun allevatore tenere così bene gli animali. Concludiamo con l'allevatore dal quale ho preso le farfalle, che tra poco vi farò vedere. Fatemi sapere nei commenti se questo tipo di comment di sottofondo vi fa piacere. È la prima volta che lo faccio, quindi scusatemi se non è proprio perfetto. E con questi bellissimi insetti stecchi, adesso io ridò la linea alla me del passato. Allora, fine fiera ho preso le Una persona farfalle, rapita c'è perché sì, ancora? allora questa è una Non sono ancora farfalla, scappato. questa è una, adesso vedi che mi cade, Questo sarà Onyx Junior. questo sarà Onyx Junior, poi ci sono Occhio, non farlo loro, cadere. questa che è molto, sembra Metapod, ho preso un Questa è molto Metapod, bella. poi ho preso due di queste, Due Roberti. due Due Roberti, questo si Roberti. stava anche muovendo. Poverino. Poi, sotto a tutto, No, di qua, di qua. Aspetta, aspetta. dov'è Onyx? Onyx qui sotto. Ok, poi ho preso. Allora, Un altro Franco. ma su YouTube non sanno chi è Franco. Ah no? Sì, ma sta calmo, eh. Mi si sta muovendo. Ok, questa Ah. qua. Se volete sapere, in descrizione metterò tutti i nomi, in ordine di quello che ho detto, metterò i nomi scientifici, così andate a cercarle e vedete cosa sono. Un po' Si di sta muovendo, questa cultura. però è una femmina, l'ultima volta avevo preso un maschio. Se volete vederle schiuse, seguitemi su Instagram perché posterò le foto là. Sì, ma sta calmo, adesso ti rimetto giù, scusami. Poi c'è E questa va questa, in frigo. che non mi ricordo se ha detto che è un maschio o una femmina. Non Boh, mi no, ricordo, forse non l'ha detto. non l'ha guardato questa qua, praticamente devo metterla in frigo. E perché è una farfalla canadese, quindi per loro là è ancora inverno, devo tirarla fuori a fine marzo e poi si schiuderà come. E questa qua e quella che ho fatto vedere prima è una fa sono falene, le altre tre sono Tutte farfalle. tutte farfalle, esatto. No, le altre quattro. Ah sì, Perché perché sono alla due fine te ne è andata Roberti, una in più. esatto. Il secondo Roberto non l'ho trovato però. No, era sotto di là. Ah, era solo. Ok. Quindi sì, due sono uguali, quindi vabbè. E se volete vederle schiuderle, seguitemi su Instagram, quindi non serve che faccio il Ecco il comment secondo della fiera. Roberto Ok, di lì. Uno, due. ci sono tutti. Il metapod lì in mezzo. Il Metapod, lo chiamo Metapod quella lì. Sì. Metapod. No, quando esce Butterfree. Sì. E niente, quindi no, non riesco a fare l'outro come faccio in Fursuit, se non sono in Fursuit, quindi ciao ciao. Ok. Ciao ciao. Ciao.